Ultimi incontri per il forum dell'economia locale dedicato al mondo delle attività produttive voluto dal Comune di Faenza per dipingere un quadro aggiornato della filiera produttiva del territorio. Gli ultimi incontri verteranno sui settori agricolo e agroalimentare, commercio e turismo. Allo studio Giaccardi e Associati il compito di analizzare quest'anno di lavoro in vista della prossima stagione. Le aziende hanno evidenziato problemi di attrattività, soprattutto nei confronti dei giovani e dei nuovi lavoratori. Hanno chiesto una maggior conoscenza delle altre aziende del territorio, di più dati per muoversi all'interno del mercato internazionale e di investimenti per favorire la digitalizzazione. No, per adesso il bilancio è assolutamente positivo. L'obiettivo era quello di prendere consapevolezza di com'era il nostro, a che punto era il nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto entrare in relazione con i nostri imprenditori, cosa che in questi 3 anni per tutta una serie di motivi evidenti non era stato possibile. C'è stata molta partecipazione, sono emersi veramente tanti spunti, alcuni ovviamente più macro su cui come amministrazione possiamo fare poco, altri invece sul rendere più attrattivo e più accogliente il territorio per rendere più competitive le aziende. Dobbiamo sicuramente fare la nostra parte e fare il sistema insieme alle stesse aziende. Quali sono stati gli obiettivi di questi incontri organizzati nel tavolo dell'imprenditoria? Gli obiettivi fondamentalmente sono stati quelli di rendere i nostri imprenditori dei più svariati settori consapevoli del tessuto economico in cui operano. Questo non perché non fossero ovviamente a conoscenza, ma perché è un momento di riflessione e di approfondimento su determinati temi può comunque aiutarli a fare ulteriori riflessioni di sviluppo per le loro attività, e questo secondo me in questi primi incontri si è verificato. Anche una bella contaminazione di conoscenze in cui più imprenditori hanno parlato delle loro attività con altri imprenditori ha permesso di conoscersi e di arricchirsi reciprocamente. La vostra idea è ovviamente di ripetere questi incontri in futuro, come tararli anche in vista delle esigenze che sono venute fuori dalle aziende? Adesso stiamo finendo il primo ciclo con i vari settori, è anche stato interessante questa formula di farli settore, perché ognuno ha esigenze diverse e può fare il sistema in modo diverso. Con ottobre-novembre finiremo questo ciclo di incontri di ascolto, è chiaro che il 25 l'obiettivo è quello di provare a mettere a terra alcuni progetti per rispondere alle esigenze che sono emersi, quindi se questo anno è stato quello dell'ascolto, il prossimo anno è quello insieme al tavolo dell'imprenditoria e insieme agli imprenditori stessi fare il sistema per dare risposte al territorio sulle esigenze che sono emerse. Qualche cosa stiamo già capendolo, ovviamente dobbiamo migliorare anche noi stessi, noi come associazione di categoria dobbiamo e come sindacato di impresa dobbiamo forse a nostra volta migliorare e renderci più attenti alle esigenze delle imprese, perché anche noi come le nostre imprese spesso siamo soverchiati dalle incombenze urgenti e anche noi non ci fermiamo ad ascoltarle. E quindi questo può essere veramente un'occasione per farlo.